La democrazia sta arrivando, la trasparenza sta arrivando. Io sono Gioacchino Scarano, sono un candidato del Movimento 5 Stelle, sono contentissimo di far parte di questo gruppo meraviglioso di persone. Noi non ci vediamo solo sotto le campagne elettorali, non ci interessa solo vincere le elezioni o un posto da consigliere in modo da spartirci la torta. Noi operiamo sul territorio, da prima di essere politici siamo attivisti di questo territorio, perché noi questo territorio lo amiamo con tutto il cuore. E niente, già sono state dette tante cose che volevo dire. Noi ci interessa la trasparenza e lo vedete, no? Chi è pratico di internet, vedete che noi rendicontiamo tutto. Ad esempio venne Beppe Grillo a Napoli, facemmo due pullman, tutte le spese, le entrate, portammo il bilancio di tutto. È quello che faremo anche una volta al comune, rendiconteremo gli andamenti delle spese e delle entrate, mese per mese. Trasparenza massima, niente da nascondere, ad esempio streaming di consigli comunali, delle commissioni, delle assemblee delle partecipate, tutto questo perché non abbiamo niente da nascondere, perché noi operiamo nell'interesse dei cittadini. Chi può dirlo? Gli altri partiti possono dirlo? Quando gli elettori si sono espressi che volevano un forte rinnovamento e invece al governo hanno deciso governo e opposizione, cioè il governo che già adesso non vanno d'accordo sull'IMU, la campagna elettorale non è ancora finita, questa diciamo, è la realtà, non vanno d'accordo su ogni minima cosa, da come è cominciato questo governo, non c'è da aspettarsi le cose migliori, purtroppo, vorrei tanto che invece funzionasse, però. Hanno deciso anche l'opposizione, con delle finte opposizioni, il SEL, grazie al SEL il PD ha preso il premio di maggioranza, no, tanti seggi in più in Parlamento. Grazie al PD il SEL è nel Parlamento, il SEL adesso sta all'opposizione, finta opposizione, un'opposizione per prendere consenso. Queste cose voglio dire le capiamo, e i politici che credono, no, che la maggioranza dei cittadini non capiscono queste cose, non hanno stima del popolo italiano. Noi abbiamo costretto a questi politici a venire fuori per il loro modo di essere, non si possono più nascondere, grazie al movimento non si possono più nascondere, e questo è quello che succederà anche una volta a Castellammare. In passato si è detto una casa di vetro, questa cosa diciamo, quindi adesso la riproverrei più in questo modo, diciamo, aprire le case, le porte del comune, aprirle, quindi diceva Beppe Grillo aprire il Parlamento come una scatola di tonno, no? Un po' questo succederà al comune. Tutte le informazioni, quelle che possono essere logicamente, tutte le informazioni usciranno fuori, bastano anche uno di noi che entra lì, tutto esce fuori, perché non apparteniamo a quel sistema.